Ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video, soprattutto per merito vostro, devo dire, perché mi sono arrivate tante richieste per fare un nuovo video su Instagram e quindi mi sembrava, ecco, doveroso rispondervi, anche se il 2017 sono stata, lo avete visto, sono stata un sacco assente sia sul blog che su Instagram. Cerco di essere il più costante possibile, quindi se volete scrivermi qualcosa o anche seguirmi, perché io le mie letture le pubblico sempre là, potete fare riferimento al mio canale Instagram che vi metto sotto nel box. È stato un anno impegnativissimo, come vi stavo dicendo, dal punto di vista emotivo e dal punto di vista lavorativo. Ho fatto tanti festival, sono stata impegnata in tantissime collaborazioni e ci sono stati momenti di scoraggiamento, momenti di esaltazione, qualcosa comunque che mi hanno tolto un sacco di tempo e anche un sacco di voglia a volte per avere nuovi progetti, fare nuove cose. Non vi dico non che nel 2018 sarò presentissima perché purtroppo, cioè oddio, purtroppo, perché da lunedì probabilmente il video andrà in onda dopo, io è domenica, sto registrando di domenica, comunque sto cominciando un'attività che mi impegnerà tutto il giorno praticamente e quindi sarà ancora più difficile seguire il tutto. Però ripeto, tanto le letture le trovate sempre su Instagram. Il mio 2017 è stato invaso praticamente da David Foster Wallace, questo lo sapete benissimo se avete visto i video precedenti o se mi seguite appunto sui social. È stato invaso sia dal punto di vista quantitativo, perché ho letto tanto di David, ma non credo di essere neanche arrivata alla metà dei libri che ha scritto, e anche dal punto di vista proprio emotivo, cioè la miglior sorpresa, la cosa migliore che mi sia capitata dal punto di vista letterario, forse anche non solo quest'anno, è stato David Foster Wallace, perché diciamo che è stato l'autore giusto al momento giusto, l'autore che ha saputo davvero capire qualcosa di quello che stavo passando. E ho trovato molta consolazione nei suoi libri, molta identificazione con i pensieri di David, con quello che scriveva. Ci sono racconti suoi che mi hanno davvero colpito perché sembrava un po' di leggere i miei pensieri. Non voglio sembrare un poco macabra, visto che David comunque no, non è una persona proprio allegra, anche se molto ironica, però è un autore che davvero riesce a cogliere alcuni aspetti essenziali della quotidianità o della vita in generale, quello che riesce a trarre fuori da una situazione che può essere banale o considerata normale, tutta la tragedia di quello che c'è dentro. Ecco, non so se mi sono spiegata bene, però per David Foster Wallace un episodio non è, o anche, non lo so, una trasmissione televisiva o un fatto quotidiano non è mai semplicemente quello, c'è molto dell'altro dietro che svela per lo più un lato drammatico. Questo detto in modo molto breve e confuso, però ecco, David è stato quest'anno quello che è poi il titolo di un suo libro, che tra l'altro è stato messo nella lista dei libri migliori del 2017, che è Un antidoto contro la solitudine. E Un antidoto contro la solitudine, ecco, per me è stato lui, ma contro la solitudine esistenziale, ecco. Dal mio punto di vista anche contro la solitudine fisica, perché da quando sto a Milano non faccio molta vita sociale, però lui parla soprattutto di una solitudine esistenziale e soprattutto dell'impossibilità di comunicazione, della vera comunicazione tra esseri umani, data principalmente dal fatto che, come dice lui, siamo tutti chiusi dentro il nostro cranio e quindi c'è praticamente impossibile davvero comunicare con le altre persone, perché non possiamo al 100% immedesimarci nelle altre persone, perché ogni individuo è un individuo a sé, una persona a sé, e non riuscirà mai davvero a provare quello che prova un altro, o almeno l'unico modo che può trovare per farlo, per fare un tentativo, insomma, è appunto la letteratura.
E questo è praticamente il tema più o meno di Un antidoto contro la solitudine, uno dei libri migliori di quest'anno, dicevo, che è una raccolta di interviste. E il libro che io consiglio se volete approcciarvi per la prima volta è David Foster Wallace. Alcuni dicono i racconti, che ne so, la ragazza con dei capelli strani, però bisogna scindere un po' David dal lato saggistico, il lato letterario, narrativo, e non è detto che si apprezzino entrambi in ugual modo, no? Secondo me ci si può un po' spaventare oppure si può restare addirittura indifferenti nel leggere per la prima volta David attraverso una raccolta di racconti, ma perché è un po' un autore un po' difficile dal punto di vista letterario. Perché può sembrare, e certe volte così, che non voglia portare a nulla. Quindi, in realtà, come primo approccio, io preferirei consigliarvi questo, che è una raccolta di interviste di Foster Wallace, che è appunto proprio omnicomprensiva, se vogliamo dire, cioè sfiora tantissimi dei temi di David, dal punto di vista letterario soprattutto, cita filosofia. David parla del suo concetto di letteratura, parla di come la letteratura dovrebbe farci sentire, parla della società, della cultura americana. Quello comunque che viene fuori è davvero il ritratto di una persona straordinaria, che non dice mai delle cose banali e che può essere preso in pillole perché d'altronde appunto sono delle interviste. Io tra l'altro questo lo devo rileggere perché prima o poi vorrei scriverci qualcosa. Solo che David Foster Wallace è un argomento veramente così ampio che per me è difficile scriverne, dovrei tipo rileggermelo, appuntarmi un sacco di cose e poi affrontare piano l'argomento. Più o meno lo stesso discorso può essere fatto per una cosa divertente che non farò mai più, che è questo saggio brevissimo di 150 pagine, da leggere assolutamente, ma secondo me non proprio come prima cosa, è molto famoso, magari lo avete già anche letto, gli viene commissionata praticamente da una rivista un reportage su una crociera di lusso. Ecco, quello che tira fuori David Foster Wallace da questo tipo di esperienza è devastante. Quello che dice sostanzialmente è che, oddio, non, una delle cose che dice è che siamo ossessionati dal pensiero della morte e che cerchiamo in tutti i modi di distrarci da questo pensiero senza accorgerci che finiamo per celebrarla. Sfogandoci in un lusso quasi animalesco, ecco. Queste sono proprio le due parole che posso dire su una cosa divertente che non farò mai più perché il tempo è breve, anche se ci sarebbe da dire tantissimo. E magari un giorno lo farò, però sicuramente è una lettura ecco da fare. Tanto mi sono accorta che praticamente io sto segnando solo saggi. Per questa, cioè c'è soltanto un romanzo che adesso vi dico qual è, però solo saggi sono i migliori di quest'anno. E un altro è Cambiare idea di Zadie Smith. Io adoro Zadie, veramente. Per me leggerla è sempre un grande piacere perché è una donna estremamente intelligente e anche lei che ha sempre un punto di vista molto, che non è mai banale. Non dico innovativo, ma non è mai banale. Cioè, la cosa migliore della scrittura, no? È questa capacità di trarre fuori un punto di vista interessante da un argomento X, ok? Magari Zadie Smith affronta argomenti un poco più intellettuali di quelli che ho letto su David. Questa di qua, per esempio, è una raccolta di saggi che possono essere boh, di critica cinematografica, per esempio. Ce n'è uno che mi ha. C'è una parte che si chiama Visioni che mi ha tratti commosso, che sono praticamente i suoi omaggi ad alcune dive di Hollywood, per esempio Katharine Hepburn e Greta Garbo. Sono dei ritratti che mi sono piaciuti davvero davvero tanto e che palesano un occhio, un'ammirazione, una passione davvero davvero unici. Ma ci sono, come dicevo, tantissime cose. Adesso li stavo riguardando un poco. Ci sono saggi letterari su Kafka, Forster, Nabokov. Mi è piaciuto davvero tanto leggere questo libro. Adesso non vedo l'ora perché quest'anno ne uscirà un altro saggio di Zadi.
credo a febbraio e poi da noi forse ad agosto per Sur, se non sbaglio. Le tra le letture migliori di quest'anno, poi, non potevo non mettere Zero Calcare. Allora, io di Zero Calcare avevo letto, sì, ma non avevo letto tutto, quindi quest'anno ho letto tutto quello che c'era da leggere su di Zero Calcare. E quello che effettivamente resta il mio preferito è Dimentica il mio nome, e con cui era stato candidato al premio Strega, tra l'altro. Mi è piaciuto davvero tanto anche Macerie Prime, che all'inizio parte un po' in sordina, secondo me. Io un po' leggevo e dicevo sì, però zero. Vedi di arrivare al punto, perché lo so che tu tendi a divagare, sketch a non finire, ok, però qual è il punto? E poi verso la fine lo trova, e lì infatti, cioè, è stato un colpo al cuore, veramente. Non so se lo avete letto, molti di voi lo hanno letto. Comunque, il libro parla sostanzialmente di quello che succede, ecco, dopo una certa età, quando hai più di 30 anni, sei ancora precario e cerchi ancora la tua strada e ti sembra che la tua vita sia un continuo girare in tondo, mentre gli altri trovano quello che devono fare, ecco, hanno trovato la loro via. Per questo, tra l'altro, è una scena molto forte che era già comparsa in Zero Calcare, no? La sensazione di girare in tondo mentre gli altri sanno quello che devono fare, che qui è un po' leggermente ribaltata, perché in realtà ormai Zero è un personaggio, una persona affermata, e si trova nella quarta posta, cioè è lui quello che ha trovato la sua strada, i suoi amici, quelli che lo hanno accompagnato per tutte le graphic novel che ha pubblicato, invece sono quelli messi peggio, tra virgolette, cioè neanche tanto tra virgolette. E quindi c'è una rappresentazione di questo disagio, una rappresentazione grafica ovviamente di questo disagio, sempre molto efficace, come è tipico di Zero Calcare, una cosa che mi ha commosso. Non vedo l'ora che esca quest'anno, credo sia a maggio, che esca la seconda parte. Poi, siccome dicevo, ho recuperato tutti i suoi fumetti, secondo me il migliore, a parte Dimentica il mio nome, è L'elenco telefonico degli Accolli, bellissimo, imperdibile. E più profondo, più maturo di Ogni lunedì, per esempio, Ogni maledetto lunedì su due. E quindi questo, diciamo, è forse il terzo, ma no, c'è anche Cobane Calling in realtà, che è molto bello. Però questi due sicuramente rientrano tra i libri più belli che ho letto quest'anno. Il romanzo è, ve lo faccio vedere, vi metto la copertina da qualche parte perché l'ho letto solo in ebook, Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, il migliore credo del 2017. Ovviamente ne ho letti tanti altri, anche molto osannati, in generale, non faccio nomi, no, vabbè, dai, molto osannati, tipo La più amata, che ho apprezzato molto, ma sicuramente non è il migliore del 2017, Cognetti, L'armi nuda, non sono stata particolarmente presa da questi titoli, anzi, e a parte La più amata. Quindi nella migliore del 2017 ci va un libro che è stato pubblicato nello scorso secolo, seconda metà dello scorso secolo. Abbiamo sempre vissuto nel castello, è una favola gotica, chiamiamola favola, una storia stranissima, che ha per protagoniste due ragazzine che vengono emarginate dalla società, perché una dalla società del paese in cui vivono, perché una delle due è stata accusata di aver ucciso tutti i componenti della famiglia, e quindi una cosa da per cui è stata comunque scagionata. E quindi questa vicenda è completamente allucinante, un linguaggio leggero ma allo stesso tempo inquietante, ecco. Delle situazioni paradossali, mi è piaciuto davvero, davvero molto, e non vedo l'ora di leggere L'incubo di Laus, anche se non so effettivamente se sia all'altezza. Come devo fare appunto le cose molto brevi, questi sono i migliori libri che ho letto quest'anno. Però una menzione speciale va ovviamente a Questa è l'acqua di Foster Wallace, in particolare il discorso proprio chiamato Questa è l'acqua, che dovete leggere, cioè lo dovete fare, non senza scappatoie.
E non ho messo tutta la raccolta perché comunque ci sono ben altri racconti, però la cosa migliore è proprio il discorso che lui tiene ai laureati di, perdonata, non mi ricordo quale università, che è praticamente il discorso che mi aveva convinto a leggere David Foster Wallace, e una delle cose più vere e profonde che io abbia mai letto in vita mia, che parla di come la vita faccia tendenzialmente schifo, ma che dobbiamo fare affidamento sulla nostra cultura, sulla nostra istruzione, sulla capacità di scegliere e sulla facoltà di scegliere come vedere le cose e soprattutto come rapportarci con gli altri. Questa è forse la cosa migliore che potrete leggere di David, anche se praticamente ormai lo dirò di tutti i suoi libri, però il discorso vale davvero la pena, è una cosa che in qualche modo mi ha salvato quest'anno e che rileggerò credo per tutta la vita. Un'altra menzione speciale va a questo libro di qua, che non è sicuramente il migliore del 2017, ok, però mi è piaciuto, Teorie della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura, pubblicato per Minimum Fax, perché è una prospettiva sicuramente non innovativa, però molto critica e molto feroce sui laureati del settore umanistico, e con una visione totalmente marxista che io aborro. È una bellissima analisi di coscienza che ci dobbiamo fare, che la società si deve fare, e quindi ve lo segnalo perché, malgrado tutto, mi è piaciuto leggere un punto di vista differente. Sono arrivata alla fine del video, che forse durerà 20 minuti, quindi datemi un premio per favore per questa cosa. Vi ringrazio tantissimo per i vostri pensieri, per il fatto che mi scrivete sempre e vi chiedo di perdonarvi davvero per il mio essere così sfuggente. E nulla, speriamo che il prossimo video sia abbastanza presto, però mi raccomando, io su Instagram ci sono sempre. Un saluto e ciao!